strade a non finire. Del mare. Sì, stessa domanda immagino. Stessa domanda, stessa risposta. Opportunità ma anche rischi per l'ambiente? Sì, no, io devo dire che considero una cosa molto importante essere riusciti dopo tanti anni, anzi da sempre, a portare il riferimento alla tutela del mare dentro una dicitura ufficiale del Ministero. Voi sapete che l'Italia, se c'è una cosa di cui si lamenta sempre, che siamo un paese che ha 8.000 km di coste, ma non ha un rapporto col mare adeguato a una penisola. Il mare troppo spesso è considerato una discarica, non una grande fonte di vita come è, e una grande risorsa per il nostro paese. Credo che da questo punto di vista il lavoro che noi possiamo fare, e in questo devo dire effettivamente soltanto in modo molto chiaro col Ministero dei Trasporti, è quello di rilanciare un'azione di grande attenzione, perché noi abbiamo in comune per esempio una autorità di riferimento che è la Guardia Costiera, in cui c'è il settore RAM, che è specifico, quello che tutela, diciamo, dal punto di vista dell'ambiente marino invece che della sicurezza dei trasporti, il mare. E colgo l'occasione di rilanciare al Ministro una proposta che ho già fatto recandomi in Sardegna, cioè quella di trasformare la scuola sottufficiali della Maddalena, che è una scuola sottufficiale della Marina sostanzialmente poco utilizzata, in un'alta scuola di formazione per il personale della Guardia Costiera, perché visto che gli americani finalmente se ne vanno dalla Maddalena, e però c'è attorno anche un'economia di quell'isola che in parte si teneva anche molto sulla presenza dei militari, noi oggi possiamo dare una risposta in positivo se, non totalmente, ma sostituiamo una parte di quell'impegno creando lì, che è un posto strategico vicino alle bocche di Bonifacio, al centro del Mediterraneo o nel nostro Mediterraneo occidentale, una realtà che invece è quella in crescita, quella dei controlli a mare, quella dell'alta competenza nel vedere cosa c'è nel Mediterraneo. Guardate che io ho chiesto, a proposito di fondi, al Ministro dell'Economia, la necessità di capire che, per esempio, io chiedo di fare il piano di studio del nostro mare. L'Italia non sa cosa c'è sotto il mare italiano, non è mai stato fatto uno studio. È stato fatto nel 52, anno geologico, una specie di studio molto generale sul Mediterraneo, ma noi non abbiamo conoscenza del nostro mare. Un piano costerà milioni di euro, un piano vero, ma in realtà voi sapete che solo se aumenta la floritura delle alghe tossiche di quest'anno i danni al turismo nel nostro paese possono essere in ordine di miliardi di euro. Quindi ancora una volta uno studio serio sul Mediterraneo, che non esiste, va fatto. Io ho chiesto di fare il piano, per esempio, di verifica dei relitti e delle cose affondate nel Mediterraneo, nei nostri mari, per evitare di scoprirlo poi attraverso il pesce spada che ci mangiamo, perché ovviamente l'azione di risanamento di eventuali rifiuti tossici che vengono affondati lungo le coste, una cosa è farlo in anticipo, una cosa è scoprirlo a distanza quando magari i disastri ci sono. Allora, come vedete, quando parliamo di mare, ovviamente il mare è un grande mezzo di trasporto, dobbiamo farlo ovviamente però con una grande attenzione a cosa si butta a mare. Il Mediterraneo ha un livello di catrame pelagico che è 10 volte superiore al Golfo del Messico, che pure è pieno di piattaforme petrolifere, quindi pensate cosa buttano le petroliere e le navi nel nostro mare. Dobbiamo fare in modo che anche il nuovo boom della diportistica privata non si traduca in un disastro a mare come si è tradotta la mobilità a terra. E quindi io penso che noi abbiamo bisogno di avere un piano, un progetto, non una semplice proliferazione di porti turistici dappertutto, di porti disordinati. Abbiamo da potenziare e migliorare la portualità che c'è, di attrezzarla meglio. Io forse penso che sarebbe utile promuovere, come dire, il boat sharing prima del car sharing, perché se ognuno si fa la barca come ognuno si è fatta la macchina, noi abbiamo una proliferazione a mare assolutamente disordinata e costosissima. Abbiamo bisogno nei porti di avere i pozzetti neri, che in molti porti non ci sono,
e quindi tutte queste barche che girano alla fine scaricano in acqua. E noi intanto ci preoccupiamo di perché il Mediterraneo si sta surriscaldando. Ora non è solo quello, però guardate che quest'estate noi abbiamo registrato la temperatura allo stretto di Messina dell'area superficiale, lo so perché l'ICRAM, che è l'Istituto del Mare che dipende dal Ministero, io ho nominato un nuovo commissario che è un esperto internazionale come il professor Silvio Greco, uno dei maggiori esperti del mondo di mare, e quindi l'attenzione da parte del Ministero è finalmente diventata una cosa continua. Ebbene, quest'estate la temperatura alla superficie di notte nello stretto di Messina è arrivata a 29 gradi, il mare, quindi stiamo parlando di 3-4 gradi addirittura registrati, non è stabilizzato ogni volta, ma è evidente che noi abbiamo una situazione di cambiamento in atto. E allora sappiamo la catena trofica del mare, sappiamo come dobbiamo organizzarci, ecco, ci sono un sacco di cose nuove, io ho autorizzato adesso di far mettere nel Parco delle Cinque Terre e in un'altra zona in Sardegna delle boe fisse, per esempio, in modo che si vieta l'attracco delle barche in modo disordinato, devono prenotarsi con boe che sono informatizzate, tu prenoti, se hai il tuo codice, ti attracchi da quell'ora a quell'ora ed evitiamo l'assembramento di barche che con l'ancoraggio arano intere distese di posidonia oceanica che sono poi la nursery del mare, ed è un sistema anche di razionalizzazione, per cui in una baia dove possono starci decentemente 30 barche non ce ne stanno 300 assembrate come se fosse una specie di mercato. Allora, tutto questo fa parte di un lavoro da realizzare e fa parte di quella cultura del mare che il nostro paese deve iniziare ad avere prima che, come dire, invece di preoccuparci dei 120-130 km sulle autostrade dovremmo preoccuparci delle motociclette d'acqua, cose assolutamente inutili, che non si capisce perché dobbiamo mettere a rischio i bagnanti perché c'è qualcuno che deve fare, come dire, scorazzare nel mare invece di farsi tranquillamente il bagno. Buona serata.